La nuova Sky ha inventato questo circuito in modifica le onde cerebrali e caccia il rumore. Produce le onde cerebrali nel segnale digitale che la corrispondente passa al parlante. Il guaio è che il nostro cervello lo smetterà di pensare producendo una gran quantità. Così si usano alcuni punti di individuo per sistemi di attività cerebrale. Sappiamo quando sei concentrato e rilassato e possiamo comunicarlo al contrario. Sulla base della frequenza delle onde cerebrali si sono identificate due stati mentali. Onde ad alta frequenza indicano attenzione, a bassa frequenza non è rilassamento. La frequenza è contraddistinta dalle onde beta, la meditazione da... Questi dati possono essere riconosciuti da un algoritmo di giornata. Il sistema ha un potenziale immenso. È già stato impiegato in materiale di mente degli sportivi. Sul corpo della volta, la cuffia monitora le onde cerebrali di un genitore e informa l'allenatore che può dare una perdita di concentrazione a un altro. Questa linea è la tua concentrazione, ma io devo eseguire il punto centrale. Lo spazio è solo una delle attivazioni dell'industria. L'industria dei giochi digitali ha già creato un software per istruire protezione. Questo è il tiro alla fine del mare, dove il cervello ha contro un altro per far capire la diversa di un gioco avversario. Gli sviluppatori giapponesi sono interessati alle sue possibili risposte sociali. Le mie colleghi sono molto belle e morti con un sensore di onde cerebrali che riflette uno stato d'animo. Si abbassano quando siete rilassati. Si rilassano quando siete eccitati e concentrati. Resta da vedere però a quanto ragazzo piace comunicare attraverso orecchie robotiche. Ma la cosa più interessante di questa tecnologia è il suo futuro. In tutto il mondo gli sviluppatori stanno esplorando i limiti di questa cuffia che legge nel pensiero. Steve Castellanti sta inventando nuovi campi usabili. Ho studiato informatica, ma questo lo faccio per hobby. Mi piace smontare le cose, dire come funzionano, e qualcosa di nuovo. Steve ha preso la cuffia di Eurosky e ne sta personalizzando un software. Ho smontato il telecomando, ho capito come funziona. Ho inserito nel computer tutte le informazioni che normalmente invia l'elicottero come segnali radio. E se mi concentro abbastanza intensamente dovrei riuscire a far decollare l'apparecchio. È ora di verificarlo. Dopo 2 minuti di focalizzazione succede qualcosa. Lo fisso a lungo e cerco di focalizzare il pensiero. Superata una certa soglia, l'apparecchio decolla. Vittoria, e tutto questo solo con il potere della mente. È fantastico scoprire che funziona. Mi è venuta l'idea, ho capito come farlo, ho rimontato il tutto e l'elicottero è decollato. Se Steve riesce a controllare l'elicottero, non c'è motivo per tentare di applicare il sistema agli elettrodomestici. Modificando ulteriormente il telecomando, può controllare un robot da cucina. Questo sì è cibo per la mente. E mentre gli inventori e gli sviluppatori di tutto il mondo esplorano questa tecnologia, chi può dire dove ci conduce? I frattori in edizione speciale sono un minuto nostro. Presentano un'azione.